Basket e Olimpiadi, il libro edito recentemente da Basket Coach Net, prende vita e con lo racconto in viva voce di alcuni protagonisti delle nazionali azzurre che hanno partecipato ai Giochi Olimpici. Edizione di Roma, il racconto ci viene fatto da Paolo Vittori, che salutiamo e ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti di voi. Classe 38, nata a Gorizia, la città dove ha cominciato a giocare a basket, a 20 anni l'esordio in Serie A con la Moto Morini Bologna, lo sponsor della società cestistica Mazzini. Subito dopo arrivano le 6 stagioni di gloria a Milano con l'Olimpia, che allora era targata Simmental, dove conquista 4 scudetti e 2 volte il titolo di miglior marcatore del campionato. Seguono poi le 5 stagioni a Varese con un anno di intermezzo a Napoli, e con l'Ignis conquista qualche scudetto in meno, 2, ma 2 coppe dei campioni, una coppa delle coppe e addirittura 3 coppe intercontinentali. Ala, a me il ruolo veniva definito così in quegli anni 60-70, ala di 1,91, notevoli doti fisiche e tecniche che gli permettevano di essere molto versatile in ogni zona del campo e ottimo realizzatore. D'accordo, Paolo, con questa definizione delle sue caratteristiche? Sicuramente sì. Voglio ricordare che sono partito a Gorizia giocando da pivot e poi pian pianino ala e poi sono diventato playmaker anche. In Serie A ho giocato a Napoli playmaker e anche a Varese molte volte. E sono l'unico giocatore italiano che ha giocato tutti i ruoli. E quindi, questo lo dice la stampa, lo dicono gli amici, lo dice insomma un po' tutti quanti. Sì, è vero, 1,91, forse anche 92 qualche volta, ma sì, mi sono sempre, posso aggiungere che mi sono sempre divertito. E protagonista anche con la maglia azzurra. Maglia azzurra indossata dal 60 al 68, 78%, 816 punti realizzati, ha disputato 3 Olimpiadi, le Olimpiadi degli anni 60, un mondiale nel 63 a Rio de Janeiro, un europeo, ma forse 2, perché nell'europeo di Mosca era infortunato, dobbiamo aggiungere anche uno Giochi del Mediterraneo a Napoli, dove vinse la medaglia d'oro. Ma l'esordio ufficiale avvenne proprio alle Olimpiadi di Roma degli anni 60. Cosa le viene in mente, Paolo, guardando queste immagini? Questo è un tonfo al cuore, perché entrare quando eri sotto passaggio, abbiamo lasciato da fuori i dirigenti, le donne, e poi abbiamo ritardato un po' noi, difatti c'è un po' di... E vedere l'urlo di questa, non so quanti teneva, 100.000, quanti... lo stadio, e sentirsi lì tutta la gioventù del mondo, tutte le bandiere, nessuno pensava a cose strane, diciamo, no? E stare in mezzo a questo spettacolo fantastico, e non subito forse, ma adesso negli anni, ricordandomi che ero lì in prima fila con insieme 2 di Gorizia addirittura eravamo, io Sardegna, poi Vianello di Venezia, il Gavanin di Portoguaro, poi dietro c'era Giomo col Consolini, il quale abbiamo detto: ehi, se ti dimentichi il giuramento, leggi, non rimanere lì bambini. E poi c'era Petri Musetti, altri 2 senza... di Trieste, ma a parte questa cosa qua, Veneti e Friulani insieme, ma comunque la miglior gioventù del mondo che si riuniva, si applaudiva e si stava lì insieme. E passare davanti alla tribuna d'onore, scappellarsi, tirare il cappello e salutare tutti, anche la nobiltà c'era lì, ma tutti, il nostro presidente del CONI, presidente della Repubblica. L'unica cosa un po' divertente è stata che quando hanno lasciato andare i colombi, questi erano in gabbia da 3 giorni, ci hanno, scusate la parola, scagazzato in tutte le maniere. Ha fatto della colomba, porta anche fortuna,
perché il Certo. portafoglio non l'ho ricevuta, ma comunque è stato un bel battesimo per tutti quanti. Lino, vedere la fiaccola arrivare, alzare la bandiera olimpica è stato ancora adesso, guarda, perché io non lo so descrivere bene, ma altri, magari di amici saprebbe dire, no? E quello che senti nel cuore, essere lì, ti guardi negli occhi, io quando mi trovavo al villaggio olimpico con indiani, quei due quattrocentisti che non mi ricordo il nome, e altra gente, quelli australiani che era campione del mondo di stile libero, e parli con questi, nei ristoranti ti trovi con tutti quelli che hai guardato per televisione, ti sembra di essere, non so, un UFO, non so, da qualche parte nel mondo, e sono lì, li vedi camminare, li puoi toccare. È una Certo. cosa che non si può dire. Ho fatto le Olimpiadi, però a me sì, l'etichetta no. Insieme a questo ci sono tantissime altre cose quando ti trovi. Poi alle Olimpiadi c'è l'abitudine, almeno quando sono andato io, c'era il bar, un bar che davano Coca-Cola, aranciata, vabbè, falso, queste robe qua, e che ci si trovava la sera. Dunque potevi fare anche un ballo, stare lì, introdurti con gli americani, con i tedeschi, con i russi. Non c'era, tu sei russo, ah, non ti parlo, ma figurati, sei nero, non ti parlo, giallo, blu. Poi quando li vedi sfilare, perché io poi a Tokyo non ho sfilato male, vedi tutte queste bandiere, vedi di quei paesi lì, più strani, colorati, il loro modo di vestire, le bandiere. Poi alle Olimpiadi, scambio dei, come si chiama, dei distintivi. Ah, ma guarda, sono delle cose piccole, meglio che potremmo parlarne ore e ore. Certo. E qui abbiamo un'immagine della nazionale che è in partenza per la Sud tournée America. in Sud America. Ecco, che Abbiamo nazionale era? giocato 5 Che nazionale era settimane. quella? Questa, guarda, allora diciamo vecchi, avevano 30 anni, insomma, ci hanno insegnato tantissimo. Non c'è stato nessuno che gli anziani stavano per conto loro, i giovani. Io sono stato a tutte le Olimpiadi, anche tutto il periodo lì con le botte e Alesini, per dire. Eravamo sempre insieme, parlavamo la stessa lingua. C'era il rispetto che loro avevano per noi, ma soprattutto noi per loro. È stata veramente una coagulazione, eccezionale. Non credo che poi in tutte le altre Olimpiadi ci sia stata questa unione così, così forte. Anche le altre sono state belle, ma comunque così intensa, così, proprio di stima e di stima. Ecco, qui indichiamo con la freccia il nostro ospite, Paolo Vittori, alla sua destra Gavagnin, alla sua sinistra Pieri, friulano anche Ieri. lui, ovviamente. E poi Calebotta, Gambi, Alesini, Bufalini non partecipò a Roma 60, No. Lombardi, Gatti che non partecipò a Roma 60 ma 64, perché appunto questa era una tournée in preparazione, così come Anche rimasto Pella Nera, fuori. Bertini, invece erano presenti Augusto Giomo, che indico qui con la freccia, e Vianello, e ovviamente i coach, Paratore e l'assistente Giancarlo Primi. L'immagine del palazzetto dello sport, dove si disputò il girone di qualificazione. Entrare nel palazzetto dello sport quando entrava, a parte le partite che ho visto giocare gli americani, andavo a vedere gli americani, vedevo i russi, vedevo gli slavi, vedevo tutte queste formazioni che avevo sentito solo su qualche rivista, perché una volta, sai, c'era una televisione sola. Non è come adesso, gli ultimi 20-30 anni sono, non so quante televisioni, quanti giornali, c'era una che ogni tanto trasmetteva qualche volta al secondo tempo. Ma da quel momento lì, che il nostro risultato delle soddisfazioni che abbiamo dato al pubblico e trasmesse per televisione, abbiamo dato impulso al gioco della pallacanestro. E queste sono immagini Italia e Stati Uniti da
precisare che l'Italia incontrò due volte gli Stati Uniti, la prima volta in girone di qualificazione deve essere Robertson al Palazzetto e la seconda volta in semifinale al Palazzo dello Sport. Qui dopo la prima sconfitta con gli Stati Uniti, le vittorie con Ungheria, col Giappone, con la Cecoslovacchia, con la Polonia, vittorie che veramente accesero gli entusiasmi dei tifosi italiani. E però ci fu una sconfitta che fu determinante, quella col Brasile 78-75, dopo un tempo supplementare, con un piccolo giallo che magari Vittori ci ricorderà, ci racconterà. Quello di un canestro che pare non fosse abbiamo fatto una abbiamo fatto una grande partita, l'avevamo già vinta, perché eravamo a pochi secondi, ricordo, avanti. Poi un nostro giocatore ha fatto due tiri del cavolo, che quella volta si poteva tenere la palla anche una mezz'ora, non mi ricordo bene com'era regolamento, invece di tirare potevamo tenere la palla. E penso che qualche notte se lo sognano e gli dispiace ancora adesso. Ma soprattutto noi abbiamo fatto un canestro e il tavolo non ha segnato, ma avevamo fatto un canestro e siamo andati a supplementare. Poi ai supplementari ci siamo disuniti. Io mi ero prefissato che se beccavo la medaglia, arrivavo in stazione a Gorizia, facevo tutto il corso a piedi fino a casa, con la medaglia. Infatti, è stata una partita che ha fatto bene. Per me i più bravi due giocatori delle Olimpiadi sono stati Alesini e Gavanin. Tutti gli altri hanno dato il massimo, e poi con la Cecoslovacchia Vianello che l'ha vinta quasi da solo. E poi c'era anche uno spirito di squadra che è testimoniato da questo foglietto, da questa lettera che è stata scritta, pensate, dai giocatori stessi della Nazionale dentro lo spogliatoio e poi probabilmente consegnata a un giornalista che l'ha resa pubblica. Memoria di questo biglietto, Vittori, se vuole leggere. No, non l'avevo visto, mi fa molto piacere perché con il Gianni, il Giometto, ero molto unito, ho dormito diverse volte con lui, ho giocato un anno con lui a Milano, è stato molto bravo, e non l'avevo visto, veniva a trovarmi spesso a Gorizia, e poi il volere e potere è il simbolo dell'Unione Ginnastica Goriziana, che come entri dentro vedi volere e potere. Allora il nostro, da quando abbiamo 3 anni che siamo andati all'Unione Ginnastica Goriziana, noi abbiamo sempre visto volere e potere. Se tu guardassi sulla mia parete qua, io ho 2 nipoti, una di 30 anni e una di 20, gli ho preso una scala 3 anni fa e gli ho fatto scrivere uno volere e quell'altro potere, e a casa mia c'è volere e potere. Dunque sono perfettamente d'accordo con Giometto. Averlo scritto così mi fa ancora aver più rispetto del Giomo, che era uno studioso di pallacanestro. Lui era uno studioso, pur essendo laureato in chimica industriale o un'altra cosa, lui amava la pallacanestro, era uno studioso. Comunque, con questo spirito di squadra è mancata la medaglia di bronzo, ma è arrivato un ottimo, veramente. Sì, quarto abbiamo posto. Fatto bene, eravamo contenti, però una medaglietta ci avrebbe fatto contenti. Ma la medaglia d'oro viene vinta dagli Stati Uniti, penso che sia ancora imbattuti. Forte che loro abbiano mai avuto. Io ho marcato anche Imhoff, ma non vedo qua Imhoff. Ah, eccola. Mamma mia, anche questo era. 11 di questi sono passati professionisti con successo. Prova una grande squadra. Chi vogliamo ricordare ancora? Io mi ricordo Jerry West, che lui ancora playmaker di 1,96-98, pareggiava. Dava un colpo alla palla, si tornava e la palla gli veniva qua, che tirava, una roba. Robertson l'ho marcato, gli arbitri naturalmente, Vittore chi è, e allora lui mi ha fatto il gomito nello sterno, un buco mi ha fatto 3 volte così, vale e un tiro. Che mattonica, mi ha fatto secoli.
Vabbè, non c'era niente, però era già bravo ancora. E poi ho marcato il Imhoff, 2,20 metri lì, no? No, Bellamy, sotto il canestro, c'era Rubini che mi diceva: taglialo fuori, taglialo fuori. Prendeva per culo, no? Altri tempi. Diceva: come io arrivavo con la testa alle sue ginocchia, no? Che bello, ecco, quelle cose lì, quando noi ci troviamo, non parliamo di 1-3-1, ci prendiamo per i fondelli, insomma, no? E mi diceva: dai, taglialo fuori, dai Paolo, che te son bravo, taglialo fuori, sì. E non ne arrivavo niente, anche nessuna parte. Comunque, ripeto, noi abbiamo avuto una squadra molto, 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 la parola coesa io non la uso mai, non so neanche cosa vuol dire, forse. Ma molto, molto unita, molto anche al cinema stavamo insieme e molti di quei risultati li abbiamo avuto anche per questo motivo qua. Perché anche, molti non si ricordano di Sardania. La Sardania, come terzo o quarto lungo, era uno con le braccia schiacciava, era lì un duro, non cattivo, ma su tutte le palle era veramente una roccia e nessuno ne parla. E canna e gamba. Gamba ne parlano tutti più come allenatore, anche loro due erano una sicurezza insieme a Canna e Gamba, una sicurezza dietro che tu potevi non guardare, loro sapevano cosa fare. Troppo, non diciamo di Elisini che io ho voluto sempre il suo numero 9 perché a parte un grande signore di un'educazione, ma l'ho marcato tutti gli allenamenti di tutte le Olimpiadi. Un giorno senza volere gli ho messo un dito nell'occhio, ho detto paratore, mi ha detto di tutti i colori, e ha detto qua mi mandano via, e invece lui dice no, guarda, è colpa mia perché mi sono abbassato, meno male. Comunque imparando il più bravo giocatore che c'era a quei tempi, uno dei più bravi, sicuramente per me più bravo, e ho imparato tantissimo. E poi anche fuori dal campo, il rispetto che aveva per tutte le persone. Ah sì, ebbene è stato perché c'era la Germania che era Harry mi pare bravo, tedesco, che pensavano tu, poi gli americani che non c'era storia, invece lui, quando l'abbiamo visto arrivare lì in curva abbiamo detto guarda che il matto lì ce la fa. E difatti abbiamo, come si vinceva una medaglia, al villaggio Olimpio suonavano l'inno italiano. E questa qua, benvenuti sicuramente, di Trieste, triestino, i terroni, li chiamavano i terroni del nord, triestini, perché hanno la statola. Loro hanno, i Gorizia sono più, io dico sono formiche noi, e loro sono cicale, perché abituati a girare per il mondo con le navi, zona di porto, loro dicono basta 3 monades gay in tasca e girano il mondo. Loro prendono la Vespa e con 30 lire in tasca vanno a Copenaghen. No, no, hanno un altro spirito. Noi siamo più austriaci, più peccati. Loro sono cicale e noi siamo formiche. Grandissimo, è stato veramente bravo, bravo. Abebe ha conquistato, credo, tutto il mondo. Quella è stata, a parte il correre scalzo, che per loro, insomma, sai, una volta io andavo in una spiaggia che si vicino a Trieste, di Sistiana, che ci sono sassi, e correvo sui sassi. Figurati loro che sono abituati, lui, vabbè, quello hanno riconosciuto tutti, le scarpe, quella, però. Penso che tutto il mondo ancora adesso si ricorda di Abebe Bechiga. E ha fatto, non so dove sia andato a finire, cosa avrebbe fatto, se ne sa, quelle robe lì, però è stato un grande atleta, un grande atleta. E ha emozionato il pubblico di tutto il mondo e soprattutto quello romano. Poi tutto è finito con un arrivederci a Tokyo. Arrivederci in Tokyo, ero lì. Sono andato lì a vedere quando hanno tolto la bandiera, quando hanno spento il tripode. E ero lì con Calebotta perché non ho sfilato, non sono andato giù, non so perché. E lui,
è arrivato fino alle autorità dicendo, ecco Dio, ha detto vado da Carosio, sì, dico Carosio perché mi deve intervistare. E tutti loro lasciavano passare. E siamo arrivati proprio lì in tribuna d'onore. Guarda, una roba super, Nino.